Nascerà il 24 gennaio 2009 presso il Palazzo Bice Piacentini. Ospite d'eccezione potrebbe essere Vittorio Sgarbi, personaggio molto legato alle Marche. Prende vita un progetto in cantiere da tempo, quello della Pinacoteca del Mare. L'obiettivo è tutelare, rendere fruibile e ricco patrimonio artistico presente sul territorio. Il patrimonio sarà composto da dipinti, quadri, stampe, disegni, tutto materiale in possesso dell'amministrazione che andrà ad arricchire le stanze della Pinacoteca. L'intento è creare un polo museale anche in Riviera. Sentiamo l'assessore alla cultura Margherita Sorge. Avere finalmente anche a San Benedetto del Tronto una pinacoteca, credo che sia un bell'obiettivo e un bel traguardo ambizioso. Erano tanti anni che si parlava di questa pinacoteca per dare lustro, per dare mostra, ma soprattutto per conservare, tutelare e valorizzare un patrimonio artistico che San Benedetto ha da tanti anni. La Pinacoteca del Mare infatti raggrupperà e consentirà di ammirare alcune importanti opere del passato di cui il comune è proprietario. Tra queste 43 dipinti, di cui 4 di De Carolis, 34 di Chatelain e 5 di Marcheggiani. Inoltre si potranno ammirare numerose altre opere di apprezzati artisti moderni e contemporanei, per un totale di 183 pezzi.